Allora, io vorrei aggiungere alcune cosette e poi andremo a ruota libera come al solito. Allora, noi diciamo sempre, parliamo degli dèi. Benissimo, esiste anche in ambito della psicologia, una psicologia che si può definire archetipa, e sto prendendo da un libro di James Hillman, Le storie che curano. Per dire che ad esempio certi laboratori non sono solo Nort, ma anche persone che con noi non sono in contatto e dicono fa, gli dèi sono anche spiriti guardiani, le nostre immagini sono i nostri custodi, così come noi lo siamo di loro. Cioè nel senso che la percezione del mondo non appartiene soltanto a una divinità, ma appartiene anche all'uomo che si fa divinità. Le immagini sono la fonte coartante della vita, sono come la coscienza dell'arte. E dice, gli dèi sono nel. Allora, Hillman dice testualmente: gli dèi sono nel mondo, non al di là del mondo. Cioè, qualsiasi religione monoteistica vi imporrà sempre una visione di tipo esterna al mondo. Il politeismo vi dirà sempre che tutto il mondo è sacro e tutte le possibilità del mondo sono all'interno del mondo stesso. E questo, appunto, è un riferimento fondamentale, anche perché la pluralità e la molteplicità dei mondi risiede all'interno dei mondi. E io vorrei fare una piccola lettura di un autore che io conosco poco. E dice: l'unico eroe capace di tagliare la testa alla Medusa è Perseo, che vola coi sandali alati. Perseo non rivolge il suo sguardo sul volto della Gorgone, ma solo alla sua immagine riflessa nello scudo di bronzo. Per tagliare la testa di Medusa, senza lasciarsi petrificare, Perseo si sostiene su ciò che vi è di più leggero, i venti e le nuvole, e spinge il suo sguardo su ciò che gli può rivelargli solo in una visione indiretta, in un'immagine catturata da uno specchio. Il rapporto tra Perseo e Gorgone è complesso, non finisce con la decapitazione del mostro. Dal sangue di Medusa nasce un cavallo alato, Pegaso. La pesantezza della pietra può essere rovesciata nel suo contrario. Con un colpo di zoccolo sul monte Elicona, Pegaso fa scaturire la fonte da cui bevono le muse. Questo è un raccontino di un autore italiano, una frase di Calvino, che io conosco poco per la verità, però è significativa e può dare un'interpretazione, cioè dice: di fronte anche a un'azione malvagia e violenta, come l'uccisione di un qualcosa, chi è cosciente di quello che compie può produrre qualcosa. Ora, Perseo uccide un mostro, però la sua azione non finisce là. La sua azione dà la possibilità di generare un nuovo animale, Pegaso, e questo Pegaso, muovendosi, permette di creare una fonte in cui le muse si possono abbeverare. Il Dio dei cristiani vi dirà solo di uccidere, basta di uccidere, dirà solo di annientare, dirà solo di distruggere, perché è lui che lo desidera. Di conseguenza ogni sua azione è malvagia. Nel paganesimo non esiste un'azione malvagia, perché sappiamo che ogni azione avrà una finalità, avrà una ripercussione. Perciò chi abbandona se stesso nelle mani di Cristo, di Dio, sa che avrà distrutto se stesso e non avrà nessuna possibilità. Saprà soltanto che il distruggere se stessi sarà la distruzione del mondo. E di conseguenza ne sarà responsabile. Ma l'Eracuto dice anche un'altra cosa, che Perseo uccide Gorgone non guardandolo, ma vedendo soltanto l'immagine riflessa del mostro. Benissimo, a noi non ci serve sapere se Cristo è esistito o non è esistito, a noi ci basta l'immagine che la Bibbia riflette. Si riflette un'immagine di mostro e noi sappiamo che dobbiamo annientarla e distruggerla, perché solo distruggendo quell'immagine, distruggendo questo essere immondo che è Gesù Cristo, e lo ripeto, essere immondo che è Gesù Cristo, si può liberare il mondo dalle possibilità. Se poi uno vuole rinunciare alle proprie possibilità, è una scelta sua, ma non possiamo permettere che il mondo venga distrutto, venga annientato. Eh sì, in effetti vivere il mostro è veramente una cosa che acceca, cioè vivere il mostro significa essere pietrificato dal mostro. Tu accetti il mostro per come il mostro si presenta e il mostro distrugge la tua possibilità di Esatto. modificarti, ti trasforma in una statua di pietra. Se tu invece il mostro lo pensi per quello che è, lo immagini per quello che è, impedisci che lui ti pietrifichi. E nell'impedire che lui ti pietrifichi,
gli mozzi la testa, cioè gli mozzi la capacità di pietrificarti e di distruggerti. Questo è il senso, ma sono anche altri sensi. Sì, no, ma però vedi, è già significativo, cioè nel senso che già una piccola frase così di un autore italiano contemporaneo è già densa di significati più di tutta quanta la Bibbia. Sì, ma devo anche vedere, prendere in mano anche tutta la mitologia greca, perché devo rivedere un attimino l'assalto al cielo dei titani, cioè esistono tutta una serie, oppure le 12 fatiche di Ercole come via alla conoscenza, cioè esistono un sacco di cose che vanno rianalizzate, rielaborate, che non so se ce la farò, forse mi converrebbe avere un'altra vita. Cioè, beh, vedi, tante... vedi, ma nella mitologia ogni azione non è negativa in se stessa, e non è negativa in assoluto, anzi dà delle possibilità. Sì. D'altronde, citando un autore che forse a Claudio piace poco, Platone, che però Platone alcune cose belle le ha dette, dai, lasciamo dire, di là, sì, delle deformazioni dei cristiani. Beh, una degli esempi è quella dell'educazione dei bambini. Platone diceva che i bambini non vanno educati, ma vanno aiutati a risvegliarsi, in quanto in loro esiste già una conoscenza e che non c'è bisogno di imporgli qualcosa, al contrario di quello che fanno i cristiani. Se i cristiani avessero applicato minimamente il concetto platonico dell'educazione, avrebbero pensato che i bambini vanno aiutati a diventare quello che sono e non di imporgli un modello del Gesù bambino. Io sono anche critico anche su questo punto di vista, perché... per me la conoscenza è la vita è costruzione, non, cioè quello che per me l'adulto ha perso è la capacità di modificarti. Sì, cioè, va bene. Se Platone fosse uscito da quella caverna, poteva tirarsi fuori tante persone dalla caverna, cioè lo sforzo uscire dalla caverna porta l'umanità fuori dalla caverna. Il fatto di dire a un bambino non hai bisogno di imporre, ma dovete aiutarlo a diventare quello che è. Rispetto ai cristiani è una cosa rivoluzionaria. Cioè, cosa che non può porre nessun riferimento. E che significa? Cioè, dare il valore al bambino non perché viene battezzato, perché i genitori lo considerano un loro bene, ma dire questo bambino ha un valore in se stesso e il lavoro mio di educatore è quello di farlo diventare quello che lui è. No, ma rispetto alla morale cristiana sono mille anni di luce e differenza, indubbiamente. Cioè, quando si parla del presupposto che una persona va rispettata, anche se magari uno si dice io sono arrivato, no? È comunque infinitamente di più che non l'attività pratica della distruzione della persona. Sì. Io, per esempio, ho avuto delle contestazioni, no? Nel senso che mi dicono, ma tu credi nella magia? Cioè, atei, mi dicono a me, adesso no, vabbè, siamo parli, delle persone, mi dico, tu credi nella magia? No, scusa un attimo, ma anche tu credi nella magia, so che tu credi solo nella magia nera, poi tu credi nell'educazione, cioè l'educare è inteso come tu che costruisci la strada affinché un bambino deve necessariamente seguire, e questa è magia nera. Io credo nella magia perché credo nella trasformazione del soggetto, cioè io credo in un processo continuo di trasformazioni. Ma facendo un discorso più ampio, esiste un autore contemporaneo cecoslovacco che si chiama Hans Hübner, che ha scritto un libro che si chiama La verità del mito. La verità del mito, lui sostiene che scienza e mitologia sono alla pari, in quanto anche la scienza parte da un presupposto mitologico che le sue affermazioni, i suoi principi siano veri. Cioè non è in grado di dimostrare che i suoi principi sono veri, gli dice i miei principi, i miei metodi di interpretazione della realtà sono veri, di conseguenza le mie azioni sono vere. La mitologia parte dalla conoscenza del mondo tramite i racconti ed è la stessa funzione della solo che ammette la possibilità della varianza, cioè nel senso che la scienza stabilisce delle regole che per loro sono immutabili, ma perché sono derivate, quelle regole sono immutabili perché il loro strumento di misura è stato tarato su quella percezione delle regole. Di conseguenza, cioè, non esiste una superiorità della scienza rispetto alla mitologia o al mito. Hanno tutte e due un presupposto mitologico, cioè nel dire esiste nel vero nella mia affermazione. Sì, io starei anche attenti a prendere la scienza come elemento complessivo, perché la scienza non è un monolita. Sì, ma cioè, non esiste nulla di essere monolitico. È come se neanche esistesse, cioè esistono delle pratiche di conoscenza. Le pratiche di conoscenza sono diverse, cioè è diverso Lorenz che va in mezzo agli animali, che si fa seguire dalle ocche, che dopo magari qualche stronzo gli dà del nazista, da quello che invece vivisezione a cavi in laboratorio per vedere se il profumo funziona o non funziona, cioè capisce?
Cioè, e la scienza non è un oggetto in sì, sé, infatti, anche se qualcuno tenta di farlo passare come un oggetto di conoscenza. Non esiste nulla di neutro, esatto. Non esiste... è semplicemente un mezzo. Sì, ma, sì, ma mentre, mentre invece quando quel mezzo viene calato nella testa delle persone per far diventare il fine, il modo della conoscenza, come sta facendo Piero Angela tutto sommato. Sì, insieme, ma d'altronde tutti, è... tutti gli assoluti sono assoluti e non vanno, cioè non vanno accettati, non esiste nessun assoluto. Nel momento in cui ogni tecnica, non è che io sia superiore alla mitologia o alla scienza, io dico che ogni cosa non può essere un assoluto. Di conseguenza può essere soltanto una possibilità, uno strumento, un mezzo, e di conseguenza in base alla mia sensibilità, in base alla mia cultura, in base ai miei riferimenti, io utilizzo quel certo. mezzo. Però quel mezzo è un mezzo che a me è confacente, esatto. ma non è il mezzo assoluto di tutti, è una via che io posso percorrere. Certo. Quello che io non posso tollerare è il calare il mm-hmm. mezzo come fine all'interno della persona. Sì. Cioè questo che per me è intollerabile e forse non riesco a farmi capire a sufficienza di questo. Cioè, ma è anche difficile farlo comprendere, sì, cioè, nel senso che io l'ho proprio notato, proprio è difficile questo concetto perché si è sempre abituati, quel Dio del creatore. Sì. Perciò c'è qualcosa che è assoluto, che è sopra di te, di cosa, la ragione, cioè che tu chiami la ragione, che tu sì, chiami la scienza, esatto. ci deve essere questo Dio creatore e tu ti devi adeguare, esatto. perché esiste. Cioè, è una cosa che veramente per me è aberrante e spesso molte mie reazioni non riescono a comprenderle proprio perché esiste un'abitudine a collocare un qualcosa che sia certo, dove quel certo non è certo, esatto. ma è pure semplice autoinganno. È sì. questo che non riesco, cioè la sospensione del giudizio, lo scetticismo, la sospensione dell'io interno, la sospensione di ogni cosa rispetto al mondo ci permette veramente di afferrare tante sfaccettature diverse e di usare i mezzi che ci sono più opportuni dopo, cioè io posso benissimo usare la scienza, perché? Perché è un metodo conoscitivo all'interno della ragione. Uso la logica e la ragione e la razionalità, perché non posso parlare con Francesco portandolo in mondi da fuori di testa. Parlo con Francesco con le parole, con la logica, esatto. con le espressioni, eccetera. Però sono mezzi, sì, non è fine. Legati anche al tipo, perché esatto. logicamente si potrebbe essere anche altre forme di comunicazione che noi abbiamo perso. Cioè, sì, esistono sì, non esistono delle forme di comunicazione certo. che noi non siamo percepiti. Cioè, per di conseguenza, siccome il nostro necessario è comprendere, conoscere, benissimo, utilizziamo quello che conosciamo. Esatto. Cioè il logos, la parola, per i cristiani è il Dio, perché la ragione per i cristiani è l'unica forma che hanno per controllare le persone. Per noi non è così, cioè il logos è un mezzo, cioè io uso la parola, uso la ragione, uso la logica, uso le espressioni, uso la cultura, uso la scienza per comunicare delle cose. Ma non è il fine del mio esistere, esatto, è il fine del mio esistere è io come persona, io come insieme. Questo forse non riesco a... Cosa no, dici? Ma infatti sai, perché abituati a una visione monoteistica questo diventa sempre difficile, cioè nel senso che il monoteismo è talmente abile da dire esiste un'unica forma di interpretazione, di agire che è questa, che uno utilizza lo schema per tutto, perciò pone al vertice un qualcosa e lì le altre cose si devono adeguarsi a questo vertice, a questo inizio, perciò che sia una filosofia, che sia una logica, che sia una ideologia, questa ideologia è predominante rispetto alle persone e non è un mezzo, uno strumento. Cioè, certo. E questo è proprio anche perché diventa tirannico, diventa mostruoso il monoteismo, diventa tirannico il Cristo, perché il Cristo è l'unico salvatore del mondo. Cioè, ma già questo di salvezza è qualcosa di tirannico, perché significa che devi fare qualcosa agli altri, cioè, e non fare qualcosa a te stesso. Ma d'altronde cosa succede? Che se tu parti con questi principi c'è sempre un principio dominante che è assoluto. Io c'è una frase di un filosofo contemporaneo che cito spesso che dice che cos'è la verità? La verità è un errore potente. Cos'è l'errore? È una verità debole. Cioè nel senso che non possiamo trovare nulla di assoluto. Possiamo creare qualcosa di forte in base alle nostre capacità. Ma appunto è perché in base alle nostre capacità che diventerà assoluto per noi. Ma non diventa assoluto per la vita e per il mondo. Sì. Molte cose per noi sono importanti, per altre sono meno importanti, ma la vita è la cosa più importante che abbiamo. Cioè, è l'unico punto di riferimento da cui non possiamo assolutamente prescindere, la vita. E poi la vita si può anche distruggere, ma come tu distruggi la vita dipende la ricostruzione della vita o la negazione della vita. Per cui l'intento che tu metti, il fine, il modo di fare, il modo di essere, dipende dalla tua capacità di costruire la vita, perché anche l'uccisione in fondo è una costruzione se l'intento è costruttivo,
ma se l'uccisione è semplicemente per assoggettare, per mettere in ginocchio, per sottomettere, l'uccisione diventa aberrante. Sì, no, ma metti che la storiella di Pilato fosse stata vera e Pilato avesse fatto tempo di ammazzare Gesù Cristo, gli saremmo solo debitori per l'eternità di questo favore. Cioè, purtroppo sappiamo che lo sterminio non è mai avvenuto, sappiamo che Pilato non ha mai ucciso i bambini, sappiamo che Gesù Cristo non è mai esistito. Scusa, ho fatto un errore e non sono, non sono ferrato come te. Non sei esperto. Preferisco non essere esperto. Sì, cioè, se Erode appunto fosse riuscito a togliersi questo rompiscatole di Gesù bambino, beh, sai quanti presepi meno avremo? Avremo più muschi nei boschi che i muschi nei presepi. Però vedi, cioè, però di fronte a una azione che potrebbe sembrare atroce, quella dell'uccisione di un bambino, sai tutti i vantaggi che ne abbiamo avuto. Sì, no, ma... Sai quanti bambini in meno avrebbero sofferto negli asili perché le suore gli chiedevano di fare i presepi? No, ma, cioè, nel senso che può sembrare una battuta, ma è vera. Sì, no, ma in effetti noi... Cioè, ma renditi conto anche che quando fanno fare i bambini, fa Gesù è venuto e ha sofferto per voi. Ha sofferto. 200 milioni di bambini costretti a lavorare come schiavi e Gesù ha sofferto. Sofferto per voi. È pazzesco. Cioè, non significa, è venuto per salvarvi, è morto per voi, ha sofferto per voi e voi dovete spiare le sue sofferenze. Cioè, di fronte, se fosse esistito un Gesù Cristo ed Erode l'avesse ucciso, potremmo solo dire grazie a Erode. Ma noi non sappiamo. Noi sappiamo che non è mai esistito l'Erode. A parte questo, ma non sappiamo anche come i processi di adattamento della storia dell'umanità sarebbero avvenuti. Perché alla fin fine quello che noi stiamo battendo adesso contro il cristianesimo, che è la cosa più orribile che ci sia in questo momento, nasce dalla suburra, cioè nasce da quello che è la superstizione pagana, cioè la roba più gretta, più bassa, più vile che c'era proprio in quegli ambienti, insomma, cioè non dalla religione pagana, ma dalla superstizione. E viene ad imporsi, però noi non sappiamo se avrebbe potuto imporsi comunque una superstizione o quale superstizione sarebbe imposta. Però sta di fatto che questo è successo. Sì, ma vedi, c'è anche un discorso che è fondamentale. Noi eravamo partiti da un discorso iniziale, quello di Platone, dell'assalto appunto ai cieli, da parte dei giganti. Però appunto Platone dice nella Repubblica che i giganti erano così forti che tentarono l'assalto al cielo. Gli dèi non uccisero chi cercava di assaltare, li discissero in due cose, cioè uomo e donna. Nel senso però non li condannarono in eterno, ma diano la possibilità a questi giganti di avere nuove sensazioni e di avere nuove necessità. Sì, di conseguenza, cioè, c'è anche nel momento in cui avviene uno scontro, non c'è l'allineamento totale dell'altro, non c'è la soppressione dell'altro, si dà la possibilità all'altro, dove ha fallito, di ricreare le sensazioni e le sue forze in altre direzioni. Dal prossimo anno di analizzare tutta la mitologia. Sì, no, ma ti dico, è significativo, cioè, di dire, cioè, questi vanno ad assaltare l'Olimpo, sì, e gli dèi non li uccidono, ma fanno soltanto un'azione, cioè gli creano nuovi desideri, nuove possibilità e nuove sensazioni. Allora, 049 700 700, 049 700 838. Vi ricordo che abbiamo deciso di bloccare i telefoni fin verso la fine della trasmissione per l'assalto ai telefoni che davano i cattolici. E trovavamo ingiusto, scorretto la faccenda, perché io non ho mai telefonato e vi tira dicendo che sei un testa di cazzo, mai, giuro, mai fatto una roba del genere. I cattolici invece si permettono di fare questo. C'è anche perché Vuitila non sarebbe sufficiente dirgli sei quello che sei, insomma. Ecco, no, e ora appunto ricordo il mio telefono che è 049 700 700. Buonasera, parla Calvani. Sì? È la Annabella, per piacere. No, guarda, forse ha sbagliato il numero, signore. Ecco, allora, perciò ricordiamo che chi vuole intervenire 049 700 700. Allora, visto, passiamo ad argomenti più leggeri dopo gli argomenti che abbiamo affrontato in questo momento. Allora, purtroppo ci stiamo avvicinando al Carnevale del Giubileo. Pronto? Sì, pronto. Sì? Ciao Simeoni. Ciao. Dimmi. Ascolta, mi riferisco a una tua frase di oggi. Sì. Mi spieghi tu un po' il discorso aerei, elicotteri, per favore? Ah, ma è mio personale, d'accordo, te lo dico. Eh? Te lo dico, è mio personale comunque, vabbè dai. Sì, no. Dai. Te lo dico per radio. No, ma no, aspetta, no, posso, vuoi star qua. Ma...
Te hai detto militare? Sì, io sono un meccanico di aereo specialista di elicotteri militari, sì. Ma c'entra qualcosa Viterbo? Sì. Ah, 12 anni ho fatto me. Che corso è? 57esimo. 18esimo. La Madonna. 18esimo da sottufficiale e 37esimo da... Mal, sì. Bravo. Vabbè. E oh. Dopo che sei altri numeri caserta e dopo che sei vari cose. Sì, perché fate i G allora. Sì, esatto. Ah. E 204, 205. 204, sì, no, sì. Mi sono arrivato un po' dopo. Immagino. Mi sono partito qui. Quando mi sono da via da Viterbo stavo arrivando i primi due Chinook. I primi due. Sì, sì. Per cui eravamo nel 72. Mi sono andato a Viterbo nell'83. Sono passato a Viterbo. Va buon, dai. Buon piacere. Grazie. Ciao. Ciao, voi. Questo deve essere stato un collega che ha fatto più o meno gli stessi. Pronto? Senti, Renato Bassano. Sì. Ci siamo conosciuti con il tuo amico lì. Sì. Che doveva portarmi anche un libro, poi si è dimenticato. Renato? No, mamma mia. È il tuo amico di Malostica. Sì, sì, è Francesco. Sì, sì. Francesco, ci siamo conosciuti, mi ha dato anche un libro, e poi doveva portarmi un altro. Poi... Va bene. Comunque, perché non dite che... Praticamente credere per i cristiani, credere a un Dio, è semplice per sapere, capisci? È semplice sapere che c'è un Dio dopo, sì. Perché così è troppo comodo la vita, no? Infatti, è solo questo il problema. Ma è così che si distrugge le persone. Appunto. Certo. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Francesco, Renato ha chiesto un libro, non ne ha neanche portato. Guarderò le agende, però vada sinceramente, adesso non ti preoccupare. Non ti preoccupare, sai il numero di telefono, basta che ci dia i dati lo recuperiamo. Anch'io però devo aver dimenticato di mandare qualche libro a qualcuno, però. Pronto? Sì? Pronto? Niente. Allora, come andiamo avanti? Allora, stavamo parlando del carnevale del Giubileo. Sì? Si sta appunto avvicinando. Guarda che sulla Repubblica fa ancora un'altra storia e c'è quell'articolo della Repubblica. Sì, questo, ecco, qua. Stanno rompendo le palle. Perché? Perché non sa. Cioè, hanno scoperto che esistono gli confederazioni per lo sbattezzo. Sì, dai, no. Vai tranquillo, dai. No, appunto, visto che parliamo dello stesso articolo, allora fa un... A parte che è uscito anche un altro sul Corriere della Sera, in cui penso che ormai. E tutto il mondo stia minacciando il Giubileo. C'è un articolo che sul Corriere della Sera che dice e un procuratore dice Ormani, che è il nome dell'autore, allarme razzismo per il Giubileo, cioè addirittura si sta arrivando alle fantasie più assurde sul Giubileo. Ecco, allora è uscito anche un articolo. Sì, no, parla. No, scusami te. Scusa, parla. Hai sentito fino adesso? Sì, sì. Allora, quali sono i segnali per sapere che il corpo luminoso è cresciuto dentro di noi, o perlomeno sta crescendo? Se c'è un'età, o è una cosa individuale, soggettiva, e così raccontare le tue esperienze o quelle. Qualche tuo familiare o le mie esperienze non te le racconto se non qua e là qualche volta, però ti posso rispondere alla domanda. Sì. E in ultimo, quali sono le altre specie oltre all'uomo in cui si sviluppa il corpo luminoso? Va bene. Ciao. Ciao, grazie. Scusa Francesco, sì, no, ma è giusto rispondere. Sommato. Allora, intanto non teniamo più le telefonate perché è arrivato Mario, ho visto di là, e giustamente Mario, visto che stavolta è arrivato prima, lascia. Sì, beh, alle 4:30. Sì, ok. Allora, il discorso è questo. Allora, non prendiamo più le telefonate, chiudiamo qua. Il corpo luminoso è prerogativa di ogni essere della natura. Dal virus, dal batterio, all'elefante, all'essere umano, agli esseri vegetali, e anche a concentrazioni dell'essere terra, cioè sia come l'essere terra nel suo complesso, sia alcune concentrazioni, tipo le ninfe, tipo il mare, tipo le montagne.
o le vallate, perché hanno delle specificità di rappresentazione, che poi dopo si unifica, cioè un altro discorso. A che età si costruisce il proprio corpo luminoso? Il proprio corpo luminoso si costruisce dal momento stesso in cui si decide di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. Da quel momento lì si comincia la costruzione. Come si capisce che il corpo luminoso si sta costruendo? Dal coraggio che si ha nell'affrontare la vita. C'è il coraggio con cui noi affrontiamo la vita, la capacità di prendersi le nostre mani, la responsabilità della nostra vita e il coraggio di affrontare la vita sono il primo segnale che il corpo luminoso si sta costruendo. Se poi avete delle pratiche di sognare o delle pratiche di alterazione della percezione, vi accorgete che ci sono dei movimenti di energia. E questo è il primo segnale che si sta costruendo, ma poi cambia anche l'atteggiamento rispetto alla vita, cambia anche l'angolazione con cui guardare la vita, cambia anche l'angolazione con cui guardare i problemi della vita. Basta, non dico altro, no, perché, dopodiché viaggiare nel sogno, alterare la percezione, è una questione di pratica, ma è necessario il coraggio nella vita quotidiana. Francesco, finiamo il discorso? Sì, allora appunto, tornando sul discorso del Carnevale del Giubileo, i nostri ascoltatori si ricorderanno che noi avevamo parlato che l'anno prossimo anche l'Istituto avrebbe partecipato a una manifestazione a Roma in onore di Giordano Bruno. Benissimo, è uscito un articolo sulla Repubblica del 1 dicembre, mercoledì, ieri, in cui dice Giubileo, rischio attentati dai satanisti agli hacker. Bene, vediamo chi sono questi satanisti che hanno lasciato del Giubileo. Fa, sussiste il rischio che gruppi apocalittici di matrice confessionale o associazioni religiose a sfondo millenaristico, connotate da contenuti distruttivi e ansie purificatrici, pongono in essere azioni eclatanti. Benissimo, gli unici che hanno la concezione millenaristica della fine del mondo sono i cristiani. D'altronde il cristianesimo è la più grande forma terroristica esistente in questa cultura negli ultimi 1600 anni. Di conseguenza solo loro lo fanno, ma si nascondono dietro la maschera delle sigle, dei nomi, e non vanno a dire che sono i cristiani che potrebbero fare questo. Cioè, il fatto stesso che esistono i cristiani dicono è un pericolo per gli altri, ma infatti questo è vero. Sono loro che hanno il concetto della fine del mondo, di fare azioni apocalittiche, di accelerare l'apocalisse. E di conseguenza dovrebbe essere più onesti e dire che il pericolo viene dai cristiani. Ma d'altronde cosa esiste più di terroristico del Giubileo? Cioè, dover far festeggiare agli altri 2000 anni di dominazione cristiana con milioni di morti uccisi. E questo loro lo fanno. Ecco, noi avevamo detto anche di questa manifestazione che appunto avverrà l'anno prossimo in febbraio a Roma. Benissimo, allora stando a quello che dice la Repubblica, fa il Ministero degli Interni ha segnalato e hanno anche segnalato una data a rischio, il 17 febbraio, 400° anniversario del rogo di Giordano Bruno, e un luogo, Campo dei Fiori naturalmente, cioè, nel senso che già il ricordare un qualcuno che è stato bruciato dalla Chiesa diventa un insulto per il Giubileo, cioè, nel senso, pensate al punto in cui sono arrivati, che dire il Giubileo non va disturbato, non va permesso a chi vorrebbe fare ancora nuovi roghi, e dire che chi vuole ricordare una persona uccisa può diventare soltanto qualcosa di pericoloso. Si possono fare delle maglie di protesta però il Ministero degli Interni, sì, no, lo faremo questo, anche. Sì, ma il discorso non è finito qua, cioè cosa rappresenta la follia del Giubileo? Rappresenta la distruzione delle persone, ma rappresenta anche la distruzione della cultura. Se noi prendiamo il Corriere della Sera di oggi, in prima pagina, mosaici di decorazione del Giannicolo trovati in una discarica. Se qualche ascoltatore si ricorderà, noi già diverse settimane fa citavamo di un... settimane fa? No, ma anche prima, parlavamo di un libro che è uscito per l'Ema di Bethan Shire, in cui veniva presentato, come diceva fa, quello che non poté Attila poté il Giubileo. Benissimo, il Giannicolo, che secondo loro era anche la testimonianza delle presunte persecuzioni neoriane verso i cristiani, che non mai ci furono, hanno distrutto reperti archeologici, hanno distrutto mosaici, l'hanno fatto tranquillamente. Loro che sostengono la necessità di documentare storicamente qualsiasi cosa, loro che sostengono che la Bibbia sia un documento storico, loro che sostengono che Cristo storicamente è esistito, di fronte alla loro necessità di trovare nuova speculazione, di trovare altre pecore da portare dentro, non si sono guardati, non sono fatti scrupolo di distruggere reperti archeologici e, tra l'altro, infischiandosi della magistratura italiana, cioè con il massimo disprezzo. D'altronde sono loro che determinano cosa deve sopravvivere, cioè come loro hanno deciso quali stati distruggere e quali mantenere, quali tempi distruggere e quali mantenere, loro si possono arrogare il diritto di
quali vite mantenere e quali vite distruggere. E ricordate appunto che l'unica forma di terrorismo è sempre il terrorismo cristiano. Sempre. Bene, chiudiamo qui la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Mario è già di là che sta arrivando. Per cui ecco, gli ascoltatori che non hanno protestato con noi possono protestare con Mario. Sì, vi do appuntamento per le ore 19, dove leggerò i fenomeni di premorte interpretati da Stregoneria, Paganesimo, Politeista. Non prendo più telefonate naturalmente. E a risentirci alle ore 19. Io sono Claudio Simeoni, piazzale Parmesan 8 Marghera, indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Politeisti, casella postale 50. E trovate tutto su internet, trovate anche tutto su internet, cioè chi ha bisogno di trovare materiale, visto che ormai internet è più utilizzato, trovate un sacco di roba di Claudio e anche dell'istituto su internet. Ciao. Tramite i motori di ricerca. Ciao a tutti.